Siamo alle possibili previsioni dopo tante analisi, tante considerazioni che abbiamo fatto. Ha ragione Eddie, la serie non è finita assolutamente. Brindisi ha tutte le carte in regola per reagire, per farlo bene, per allungare la serie, per andare la prossima settimana a gara 3 ed eventualmente, è chiaro, a gara 4. Le aspettative erano molto alte, realmente, cioè Brindisi arrivava con un'aspettativa verso se stessa, cioè con un'asticella personale, prima di guardare a Bologna, giustamente molto alta. Questo è frutto dello straordinario lavoro fatto in regular season e dall'anno scorso, eccetera, eccetera, eccetera. Altrimenti una delusione così grande, affrontando una Virtus Bologna che vince meritatamente la prima partita, non la porti davanti ai taccuini, davanti ai microfoni. Questo è un segno positivo molto importante, non negativo. Voglio vedere il rovescio della medaglia e il bicchiere mezzo pieno. Quando si gioca una seconda gara cambia tutto 0-0, soprattutto mentalmente va resettato quello che hai subito nei primi 40 minuti. C'è ancora il pubblico che sarà sicuramente a supportare la squadra di Frank Vitucci. Speriamo soprattutto di vedere una bella partita. C'è chi esce guardando il bicchiere mezzo pieno, ma tu dici, ma qual è il bicchiere mezzo pieno? La possibilità in situazioni di difficoltà di compattarsi. Il campionato professionistico ormai lo sappiamo tutti, col mercato sempre aperto, il ricambio continuo dei giocatori fa sì che le identità di squadra facciano fatica a compattarsi. Brindisi dimostra il contrario, giocatori uniti. E ci apprestiamo a vivere invece con grande pathos, con grande orgoglio e gioia il secondo atto della semifinale playoff che Edi e Stefano racconteranno domani sera. Pronto? Prontissimi, assolutamente, come sempre, poi col coach è tutto molto più facile.